Ciao a tutti ragazzi, e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi avrò qui con me un esponente del terrapiattismo. Albino Galuppini, il più celebre terrapiattista italiano. Quando lei dice che la terra è piatta, intende come pavimento. Guarda. Ciò che viene insegnato nelle scuole non è tutta la verità. Cioè quello di nascondere, di negare la veridicità della Bibbia e quindi l'esistenza di Dio. Molti anni fa il terrapiattismo è finito in tutti quanti i giornali, tutte le riviste e tutti quanti i social network per essere una nuova teoria che vede il mondo, il nostro pianeta Terra, come un'intera e gigantesca menzogna. La Terra è sferica, la NASA ci fornisce immagini tutte computerizzate e voi credete alla palla. Ossia il nostro pianeta non sarebbe una sfera, ma proprio come dice il nome, un piano. Perché la curvatura risulta assente dopo che ho effettuato dei calcoli. Ci sarebbero le stelle, ci sarebbero la Luna, ci sarebbe il Sole, ma tutto quanto sarebbe un intero inganno. È una finzione cinematografica. Gli mettono il fondale bellissimo che vede lo spazio immenso. Lo subacqueo sulla Luna è stato finto. Abbiamo fatto degli studi di zetetica e noi siamo arrivati a questa conclusione. Tu credi alla NASA, ma sei scemo, sì. E sono riuscito a recuperare uno dei maggiori esponenti del terrapiattismo, che oggi verrà sommerso letteralmente di domande, perché io voglio capire come funziona. Ho fatto anche un video sul terrapiattismo, però interfacciarmi per la prima volta con qualcuno che lo vive e ci crede al 100% è una cosa nuova per me. Quindi tra poco mi siederò qui e ci sarà con me Albino, il terrapiattista. Ciao Albino, tutto bene? Ciao! Sì, ciao Gianmarco! Ti vedi adesso? Ti vediamo tutti quanti. Sono super emozionato di parlare con te oggi perché ho un miliardo di domande. Allora Albino, da quanti anni sei un terrapiattista? Dal 2015, quindi da 7 anni. 7 anni che sei un terrapiattista. E vuoi dire a tutti quanti cosa significa essere un terrapiattista? In cosa credi? Significa credere che tutto ciò che ci hanno raccontato a scuola è una balla, una bugia, almeno a livello di cosmologia. Quindi un terrapiattista crede che la Terra non sia sferica ma sia piatta, giusto? Sì, la Terra è piana, cioè diciamo che piatto è il mare e poi ci sono le terre emerse che, come tu sai, non è proprio piatta la Terra, ci sono le montagne, le colline. Certo. Però di base non abbiamo il mondo che è sferico, secondo i terrapiattisti, però c'è un'altra situazione geografica. Spiega bene com'è che è fatto il pianeta Terra secondo un terrapiattista. Non si tratta di un pianeta, nel senso come lo intendiamo, ma si tratta di un piano piatto, circolare. Immaginiamoci come se fosse una pizza. Ok. I cui bordi, il bordo della pizza, che è un po' rialzato, è una cintura di ghiacci che noi chiamiamo Antartide. Questo qua si chiama Mappa Gleason del 1892, che è considerata una delle migliori rappresentazioni di come è realmente il nostro mondo. Praticamente esiste un polo nord centrale, qui attorno al quale si trovano le cosiddette masse continentali, cioè i continenti, e poi tutte le che sono due isole gigantesche, e ciò che è veramente piano è tutto il mare. Quindi questa gigantesca pizza, chiamiamola così, è piana, come appunto una pizza. Cioè non riesco bene a capire, cioè questo cerchio, questa pizza, esiste nell'universo? No, l'universo non esiste. Tu immaginati che noi siamo dentro un grandissimo capannone, come un po' è stato mostrato anche nel film The Truman Show, per chi l'ha visto, no? Siamo dentro questa pizza, chiamiamola così, ma non sappiamo cosa c'è fuori. Ok, quindi siamo in una sorta di gigantesco Truman Show, dove siamo parte di un sistema che in realtà è chiuso e contenuto, non c'è un universo oltre, non ci sono altri pianeti, ma è tutta quanta una sorta di finzione. Però, siccome ho studiato a scuola e so quello che viene insegnato alle persone comuni, so che la Terra è un geoide, che gira intorno a se stessa, intorno ai
la Luna, ci sono tanti pianeti, poi tutto il sistema solare. Come funziona quindi nella ideologia terrapiattista? Cioè, per esempio, la Luna che cos'è? La Luna è ciò che viene detto nei testi antichi, anche nella Bibbia, che è il testo antico che noi conosciamo meglio, è una luce nel cielo, una luminaria come il sole. La Luna illumina la notte e il sole illumina il giorno. La Luna è una sorta di lampadina che viene accesa e spenta? Cioè sì, è una luce che ha tante, tante caratteristiche che noi ancora non conosciamo bene. Non è un pianeta su cui si può allunare come pretende di aver fatto la NASA. Okay. È una luce nel cielo, la Luna ha colori cangianti e sorprendenti, no? Tipo i mari sono blu, altre zone sono arancione, però noi nei libri viene dipinta di grigio, cioè ci viene fatto credere che sia grigia, e spesso le foto sono in bianco e nero perché nella simulazione dello sbarco lunare loro hanno usato polvere di cemento, proprio il cemento e rocce grigie, quindi anche nelle foto noi la vediamo grigia, ma se tu la osservi bene con un binocolo la Luna vedi che è a colori. Inoltre la Luna è traslucida. All'interno di essa si vedono delle stelle e dei pianeti, questo è riportato nei miei libri, come per esempio l'ultimo, che è questo qua, Terra piatta, la pura verità, che è interamente a colori, ecco. Ma quindi dentro sta pizza, no? Una cosa come le stagioni, come si giustificano? Con qualcuno che cambia una sorta di termostato virtuale? È un'impressione nostra le stagioni? Com'è che funzionerebbero? Semplicemente che il nostro mondo è stato creato così da chi l'ha voluto creare. Per cui praticamente il sole compie un'orbita spirale che si allarga e si restringe e porta il suo colore e la sua luce di volta in volta verso il centro, cioè verso il tropico nostro, o verso l'esterno di questa pizza, cioè verso l'emisfero cosiddetto australe. Quindi adesso tu mi hai parlato di orbita del Sole, quindi il Sole gira in realtà. Sì, l'orbita, ma è un'orbita piatta attorno a questa... Ah, ok, quindi c'è sta luce intorno che gira sopra a sta pizza, quindi abbiamo... Madò, che carsino però. Una domanda che penso che avranno tutti quanti e che penso che sia la principale è: perché tenere questa conformazione della Terra così segreta? Cioè, cosa cambierebbe nel mondo se venisse fuori che la Terra è piatta? Perché piatta piuttosto che sferica, cosa cambia? Questa bufala è stata inventata, come molte altre, per negare la veridicità della Bibbia a partire dal suo primo capitolo, che era Genesi. Però scusa un attimo, ma nella Bibbia si parla della Terra che è sferica, che è un geoide? Nella Bibbia si dice, si allude molte volte che la Terra sia piatta e stazionaria, no? Per cui questa beffa della Terra sferica è stata inventata appunto per negare la veridicità della Bibbia. Quindi è stata proprio una beffa satanica creare questa idea che la Terra sia una sfera che ruota attorno al Sole e che sia essa che si muove anziché viceversa, cioè che il Sole e la Luna che si muovono sopra di noi assieme alle stelle, ecco. Quindi una beffa satanica. Beh, immagino che ti sarei posto tante domande, ti avranno fatto tante domande nel corso di questi anni. E tipo, a me ne vengono tantissime, anche semplicemente gli aerei, come si spostano, quindi. Cioè, se io devo andare a New York e guardo la tua cartina, è un giro completamente diverso da quello che invece io dovrei fare in questo periodo. Cioè, guardando la tua cartina è molto più breve, per esempio. Tu, se ti trovassi su di una terra sferica, vedi questa qua, tu per andare da Roma fino a New York dovresti andare verso ovest, cioè la Spagna, il Portogallo, e attraversare, diciamo, Spagna. Esatto, Portogallo, sì. E attraversare l'Oceano Atlantico fino a New York, no? Invece, se tu dovessi prendere realmente, come magari ti sarà capitato, il volo Roma-New York, l'aeroplano va verso nord, no? Passa sopra Milano, sopra la Svizzera, sorvola addirittura l'Inghilterra, l'Irlanda, va verso il Polo Nord e ridiscende giù di là verso, diciamo, gli Stati Uniti. Le rotte di volo seguono la cartina della Terra piatta, non quella sferica. Per esempio, io sono stato in crociera varie volte, cioè se io volessi attraversare in mare, come ha fatto per esempio Cristoforo Colombo, non ha fatto il giro della Terra. Del resto l'ha detto anche ultimamente Shaquille O'Neal, che è andato in Australia, ha detto: ma io, cioè, ci raccontano un sacco di robe a scuola,
Però io sono andato in Australia e non mi è sembrato di andare giù per il globo. Beh, pazienza. Cioè, non penso che se vai in aereo senti che vai giù. Ricordati che un aeroplano di linea che va con 800-900 km all'ora, cioè una distanza forte, se la Terra fosse curva, ogni 5 minuti il pilota dovrebbe deviare il muso verso il basso per seguire l'andamento della superficie curva terrestre, mentre ciò non avviene mai. Quindi Albino, col fatto di tutti questi aerei, comunque penso che ci siano dei piloti di aereo che saranno un po' consapevoli che quindi la geografia non è proprio quella che ci è stata insegnata, o dici che non ne sono consapevoli? Cioè, lo sanno secondo te? È una questione di mutuo. Nel senso che quando hai, non so, un mutuo, hai, non so, una moglie, ti conviene perdere il posto di lavoro, specialmente se ne è uno molto prestigioso come quello di pilota di linea. Quindi anche i piloti, che certamente lo sanno, molti lo sanno, stanno zitti, no? Cosa vuoi? Hanno fatto così anche gli astronauti, come tu sai, magari io mi occupo da più di 20 anni di sbarco sulla Luna falso, ho scritto anche dei libri in merito, solo che gli astronauti stanno zitti perché prendono un sacco di soldi. Tutta sta truffa io non riesco a capire chi è che la mantiene, perché è veramente una roba tanto costosa secondo me. Cioè, tutti i piloti del mondo, tutti gli astronauti, tutte quante le persone di scienza, tutti quanti d'accordo, ma sono proprio tanti soldi. Chi è che li tira fuori secondo te? I poteri occulti sono talmente potenti anche psicologicamente, attraverso il controllo della scuola e la formazione degli insegnanti, la formazione dei giornalisti, la formazione dei divulgatori, anche quelli che ci sono in internet, riescono a tenere su questo cartello sgarate sbilenco, perché come tutte le azioni diaboliche finiscono sempre per essere svelate alla fine, e quindi siamo giunti nel momento in cui tutto questo incredibile castello di carte sta crollando, ecco. In quanti siete secondo te a sostenere che la Terra è piatta? Allora, ci sono certi paesi come il Brasile dove si parla addirittura, vorrei dire una castroneria, ma del 10%. In Italia c'è stata una ricerca del Censis che dava 5,8% di terrapiattisti. Per me è una percentuale molto alta, perché in un paese conformista come l'Italia, dove la gente ha paura di tutto, quindi ritengo un grande successo da parte nostra, con le nostre conferenze, i nostri libri, i nostri sforzi, insomma, ecco. Io, anche se volessi provare a credere alla terra piatta, ho veramente tante difficoltà, perché penso magari alla mattina che c'è il sole che sorge, alla sera il sole che tramonta, e ogni volta che il sole sorge, cioè prima che venga fuori dall'orizzonte, posso vedere le nuvole che sono già illuminate, quindi questo mi dà l'idea che in fondo la luce stia già uscendo da là, piuttosto che come me la poni te, che è una lampada sopra che gira. L'immagine di Marte, per esempio, ecco, questo come lo giustifichi? Le giustifico col fatto che sono fasulle anche quelle, quindi ci sono le prove, sono state scoperte, cioè della gente si è accorta che certi paesaggi che ci sono su Marte ci sono anche in Egitto. E sempre riguardo al sole, ti faccio vedere un'altra foto sempre dal mio libro, questi vengono chiamati i raggi crepuscolari, no? Dove praticamente tu hai l'impressione che il sole si trovi fra le nubi. È un'olografia, cioè Dio ha creato questo mondo per noi, no? No, aspetta, perché non ha molta logica questa roba qua. Quindi tu immagini che il cielo abbia questa luce vagante che gira, ma che questa luce non ha una fonte vera e propria, cioè luce e basta. Qua diciamo entriamo in un mondo esoterico che non so se tu vuoi affrontare riguardo queste cose, nel senso che alcuni demoni, chiamiamolo così, che hanno parlato attraverso dei medium, per esempio il cerchio magico 77 di Firenze, non so se è presente quel famoso medium Roberto Setti, no? E lui parlava con questa entità Andrea, che è un demone, no? Che lo possedeva, e questo demone ha rivelato una cosa interessante che per me potrebbe essere vera, che il sole è un riflesso del paradiso, cioè della luce del paradiso, e lo stesso sono le stelle, sono come delle perforazioni, chiamiamole così, da cui trapela la luce del paradiso. Del resto si dice che il cielo è trapunto di stelle, no? Come se fosse traforato, non so se è presente, e quindi c'è la possibilità che questo sole, che il sole non sia altro che una luce del paradiso, di quello che sta sopra e che ci illumina per come è stato creato il nostro mondo, ecco.
tutto. Però ti dico la verità, Albino, che se andiamo avanti con queste teorie qua, allora possiamo anche discutere che in realtà, che cacchio ne so, Lady Gaga non esiste, perché poi mi giustifichi tante cose dicendo no, si giustifica per i satanisti, e no, si giustifica perché se non l'hai vista allora non è possibile che esista. Cioè, io voglio provare a mettermi nei tuoi panni per riuscire a capire il tuo punto di vista. Ho tanta difficoltà, ti dico la verità. Volendo aprire una parentesi, questi grandi personaggi sono tutti manovrati dai satanisti, e loro stessi alcuni sono al servizio di Satana. La persona che hai nominato, vabbè, ha scelto il nome Gaga, è il nome della figlia di Aleister Crowley, uno dei massimi satanisti della storia, quindi, cioè, chiusa parentesi, perché non voglio approfondire questa cosa, perché sono per altre questioni. A sto punto mi viene anche da chiedermi se allora anch'io sono assoldato dai satanisti per screditare i terrapiattisti. Chi lo sa? Magari pure io non ne sono consapevole. Sì, siamo tutti influenzati. In qualche modo siamo tutti satanisti. Questa è una cosa che dovremmo prima di tutto ammettere, e da lì ripartire per uscire dalla Matrix. Come spiega il terrapiattismo la forza di gravità? Anche questa non si spiega, nel senso che ci sono le cose più dense che vanno verso il basso, le cose meno dense che vanno verso l'alto. A livello esoterico ti direi che le cosiddette anime disincarnate, quelle che chiamiamo gli orb, oppure anche gli UFO, siccome non hanno peso, hanno più facilità andare verso l'alto, no? Aspetta, adesso mi hai introdotto l'argomento UFO, quindi i terrapiattisti però prevedono la presenza di alieni o UFO? Allora, anche questo è un argomento molto interessante. Ti spiegherò, gli UFO e gli alieni esistono, ma sono demoni, è un camuffamento dei demoni. Oh madonna, dobbiamo dirlo alla Giovanna allora. Secondo te verrà mai fuori la verità? Arriverà mai fuori qualcuno che dirà no raga, la terra è piatta e io ve lo posso provare? Qualcuno che ha veramente potere? Non so mai, qualcuno tipo il presidente degli Stati Uniti, robe del genere, qualcuno lo dirà mai? Ormai la cosa sta emergendo dal fatto che stiamo andando verso gli ultimi anni prima del ritorno di Cristo. La prima più grande beffa, volendo essere sinceri, è di aver fatto credere che Gesù Cristo sia vissuto 2000 anni fa. Quando è vissuto? È vissuto solo 1000 anni fa. E quindi stanno per scoccare i 1000 anni dalla sua resurrezione e dal suo ritorno. No, aspetta, tu mi stai dicendo che Gesù Cristo sta per ritornare? Eh sì,